casa di Odino. Riconoscerei il suo pessimo gusto ovunque. Guardate là! Il pannello mancante di Tyr. Odino l'avrà rubato. Ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... guerra. Già. Come mai? Quello lo conosco molto bene. Oh. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Molto interessante. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh. Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello. Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Quel simbolo sulla porta del tempio. Sono molte rune insieme. Pace, unità, speranza e anche altro. Lo stile di Tyr. Ha fatto lui questa porta. Ragazzo, prima quello che hai visto. Io non ho visto niente. Non mi hai visto con qualcuno? Con un vecchio? Quale vecchio? Ce ne andiamo? Sì. Come vuoi. Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Dov'è quel nano? Baldur è figlio di Freya. Già! Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir! Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero?
Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo... Puoi forgiarla? È forse un'arma? O un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela! Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda la strati. Si salda strati con lo scap slag, a strati sottili, lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scap slag? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai? Ho dovuto sporcarmi le mani. Non startene lì impalato, su! Diamoci da fare! Come? E tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Oh, attento all'asta. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per 3 volte nell'olio di Drogher. Vedi? Che inventiva. E che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti. Ecco. Eccola qui. No, non scordare questo. Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Ma la runa del vostro marchio ora è diversa. È il prezzo di riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene, voi due. Oh, smettila, principessina. Se continui, mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. E a voi? Noi abbiamo una missione. Un po' chi è di nuovo in forma, te l'avevo detto. Ora dobbiamo solo capire cosa apre questa chiave. Deve essere da qualche parte nel tempio. La runa di Tyr, eccola. Siamo dentro, ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma perché il suolo è sul soffitto?
Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. C'è qualcosa lassù. Lassù. Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Jotun. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. C'è lì dietro. Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Tyr deve aver fatto per loro qualcosa di grosso. Wow, questi chi sono? Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. Si muove! Cosa si muove? Straordinario! La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse... possiamo capovolgere il tempio. E vai! Ora che si fa? Oh oh! Succede qualcosa! Va bene, non credo che siano ostili. Ragazzo, sulle statue. Ho visto. Dice vuoto. Sinistro. Vai, leggi. L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Oter. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai paura. Se vuoi spezzare quelle catene, temo che dovrai andare a farlo di persona.
Atreus, qui. Sì, padre. Ariosta! Che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni? Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Un esercito di statue. Non credo che siano in grado di tornare in vita, se è questo che ti preoccupa. Tyr diceva che nel suo mondo di pace gli unici soldati sarebbero stati altre trappole mortali. Perché non lasci che sia il ragazzo a portarti per un po'? E farti perdere questo? No. Te la stai godendo, non è vero? Thank you.
Fai quello che devi, fratello. Finché gli dei rabboniranno. Siamo freschi. No, aspettano solo noi. Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altro. Essere alleati. Altro tipo. Variare è importante.
Quanto odio questa parte. Lo so. Siamo così vicini, incredibile! Non ne ho mai dubitato. Vero. Lasciali in pace. Direi che non si riferisce a noi. Un'altra parte del codice linguistico. Bene. Questa. Yeah!
dietro? Fratello, padre! Fratello, no! Capovolgiamo il tempio. Sì. Meglio smettere di dire capovolgiamo il tempio. Lo fa sembrare una cosa normale.
so cosa vi ho promesso, ma se non dovesse funzionare, ricordate, Tyr aveva un buon motivo per creare questi ostacoli. Tenne Jotunheim fuori dalla portata di Odino, ma il mondo non è in pace. No, ma c'è speranza. Ora lavoriamo tutti insieme, uniti. Ecco cosa diceva la runa sulla porta per questo luogo. Siamo sul cammino di Tyr. Guarda qui, un altro. Dice che si chiama Bergelmir. La mamma mi aveva detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. È morto, ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia. Forse, sebbene sia raro secondo le leggende.